Buongiorno! Allora, nuovo Get Ready With Me, come di consueto sul mio canale. Allora, partiamo subito con le sopracciglia. Cosa essenziale, fondamentale, trovassi il mio... Ok. Allora, non so se ve l'ho mai parlato, non mi ricordo. Comunque, questo è Cake That. Questo qui, se riesce a metterlo a fuoco, vediamo. Cake That di NYX. Allora, questo qui sono due colori, nero e marrone. Riesce, sì, nero e marrone, che con una combo di questi due colori si riesce a trovare il colore perfetto per le sopracciglia, ovviamente scure, se sei bionda magari anche no. E bagnati fungono da eyeliner, quindi sono degli eyeliner in polvere che però io uso per colorarmi le sopracciglia. Perché, vabbè, quando sono un po' più calma riesco anche a farmi l'eyeliner con questi. Ma se riesci a mettere a fuoco oggi? Sì. Guardavo dallo specchio. Quando dicevo che quando ho tempo riesco anche a usarlo come eyeliner. Bagno il pennello e lo uso come eyeliner. Però bisogna avere una grande manualità. Perché, essendo un prodotto bagnato, e poi comunque il pennello dell'eyeliner, l'eyeliner già di per sé è difficile. Comunque il pennello così è. Bisogna sapere lavorare al meglio. Io ho un raffreddore incredibile, quindi ogni tanto mi vedrete soffiarmi il naso perché non ce la posso fare. Io allora, in questo caso, per le mie sopracciglia uso soltanto il marrone, vedete? È un po' più definita perché col nero si appesantisce un po' lo sguardo. Mi avete risposto, grazie per quel discorso che ho fatto nello scorso Get Ready With Me delle sopracciglia. E grazie. Quindi sì, provvederò ad acquistare quello di NYX come qualcuno di voi mi ha suggerito per provarlo perché è molto molto buono. E poi nel caso non mi dovesse piacere passo direttamente a quello che farò, però preferisco prima provare quello lì. Qua sto alzando troppo. Ma perché costa meno, almeno ne ho la prova. La mia amica mi ha inviato un messaggino, quindi sentirò dopo. E forse le sopracciglia. Allora, di molte mi avete detto che mi induriscono lo sguardo, perché io le faccio molto molto scure, non do quell'effetto sfumato qua, però a me su di me non piace. Cioè, a parte che me ne faccio questi video tra diciamo, una parte di studio, una parte di lavoro, cioè non sono mai tranquilla nel farli, quindi faccio quello che posso. In teoria dovrei prendere qui, fare peletti finti, fare delle sfumature qui, però a me non dispiacciono neanche così marcate su di me, eh. Poi ci sono sguardi e sguardi, quindi non lo so. Volevo, mi piacerebbe provare un sacco la pomata di Anastasia Beverly Hills, però ovviamente qua in Italia figuriamoci se è reperibile. E come vi ho detto l'altra volta, comprare dei siti a me non entusiasma particolarmente, anche se lo fate tutte, però a me non entusiasma particolarmente. Ok, come di consueto il mio primer bianco di NYX, stendato, stavo dicendo, cioè steso con un pennellino, sempre per il fatto che ho le unghie un po' lunghe. Oggi non so che trucco fare. Ieri ho fatto il red makeup perché a me, cioè, i toni del rosso piacciono un sacco. Non l'avrei mai detto, non avrei mai pensato che avrei usato un ombretto rosso su di me, che poi non sono rossi, sono bordeaux e aranciato. Un rosso molto molto aranciato, però non è neanche arancione. Quindi non avrei mai pensato che avrei potuto utilizzare certi colori su di me. Oggi invece pensavo di partire col dorato direttamente utilizzando la NYX Ultimate. Questa è Real Shade, credo, no, Warm Rust Real Shade 08. Faccio vedere, si mette a fuoco, ce la fa, ce l'ha fatta. Ok. Volevo, e ora non riesce a mettere a fuoco me. Questo cellulare mi dà dei problemi. E vorrei utilizzare questi tre.
quest'ultima riga che la uso per, che però per, vabbè, per, è la prima in realtà per me, perché la vedo così, per me è la prima. Però devi usare questa e dalla chocolate bar di Too Faced utilizzare, ogni volta che fate questa palette è un problema, questi due qui, che sono marzapane e creme brulee, marzapane e creme brulee. Però prima iniziamo con prendere questo colore beige crema e stenderlo su tutta, opaco, e stenderlo su tutta la palpebra mobile e fissa, in modo tale tanto da fissare l'ombretto. Però mi sa che questo pennello è sporco. Proviamo subito a pulirlo un attimo. Non mi ricordo, devo lavare i pennelli, non ho tempo. Cioè, mi dovrei comprare un set di pennelli nuovo. Tanto sto pulendo con questo nuovo prodotto di Sephora per pulire i pennelli istantaneamente, cioè non che li pulisce del tutto, però leva quel prodottino che c'è sopra, se c'è ancora un po' di polvere, in modo tale da riuscire, se si sta facendo un lavoro veloce, poi dovrei prendere e pulirli tutti. Il problema è che non ne ho di ricambio, quindi dovrei comprarmi un set di ricambio, pulire questo e intanto utilizzare l'altro, perché se no mi rimangono bagnati e non riesco a fare niente. Allora, andiamo a fissare bene, diciamo, la parte del primer con questo ombretto. Tanto è tipo, sì, è color crema, non è in crema, è in polvere. Color crema. Oggi sono un po' fusa. Tutto il segno qua sotto. Vediamo se. Mi sa che vedete un po' scura. Vediamo se riesco ad aggiustare le luci. Proviamo ad accendere anche questa. Leggermente meglio. Ok, guardavo dallo specchio con l'inquadratura come potesse essere. Perfetto, adesso sempre con un pennello a sfumature, continuiamo a usare questo qua di MAC 224. Prendo, anzi no, scherzavo, prendiamo questo qua angolato, prendo questo marrone scuro e vado a fare la mia V. Io amo la mezzaluna, è bellissima la mezzaluna, però così non vedo io, quindi niente, scherzavo. Continuate a vedere questa luce azzurrina che sono i LED dello specchio grande. Dicevo, io amo le mezzalune, mi sono sempre piaciute perché danno proprio l'effetto all'occhio. Allora, se non avete un pennello angolato, come consiglio, allora tanti consigliano lo scotch e va bene per una cosa rapida, però per fare ancora una cosa più rapida, una velina qua. Se non avete un pennello come questo, prendete un fazzolettino, una velina, un Kleenex, come vi pare piace, uno vale l'altro, lo mettete qui e con un pennello da sfumatura, appoggiando la velina, fate una perfetta forma V, cioè viene proprio una figata. Se no, un pennello come questi sono abbastanza reperibili, credo siano ancora reperibili in giro, si può tranquillamente fare. Ok, e si arriva più o meno, vedete, così, e si sfuma un pochino meglio qua. Deve andare leggermente, allora, tra la palpebra fissa e la mobile, leggermente sopra la fissa, quindi sia nella piega dell'occhio, sia così, da fare per l'appunto questo effetto. Ok, adesso prendiamo un pennello a lingua di gatto, puliamo anche questo qua che è di MAC, ci togliamo tutto questo arancione che c'era ieri. Questa spugnetta è reversibile, si può lavare, dentro non ci va alcun prodotto per pulire, cioè nel senso che proprio la spugnetta in sé raccoglie tutto il colore, o comunque la maggior parte. Poi la si lava, si va ad asciugare, si può riutilizzare tranquillamente così. Adesso prendo questo colore, faccio un mix di questo e di questo, che sono marrone chiaro e marrone scuro, e sono metallizzati, e li metto su tutta la palpebra mobile, li appoggio, diciamo così, e ci do una leggera sfumata con il marrone, ok, così. Poi prendo ancora un po' di quello chiaro e faccio questo lavoro qui. Uno dei trucchi più pseudo nude del, diciamo, che possono essere utilizzati per tutti i giorni. Però non fate caso a questi segni neri sotto, ma ora ve
ci devo mettere poi il ops, correttore. Scusate. Poi prendiamo, io direi, marzapane appunto creme brulee, forse preferisco creme brulee, che è questo dorato un po' più forte. Bagniamo il pennello lo stesso, tanto sono colori simili. Pennello con della semplice acqua, che non è questa, con della semplice acqua, cioè io non uso spray fissanti né niente, della semplice acqua si bagna il pennello e prendiamo creme brulee, che ha questo oro qui. E mi avvicino lo specchio perché se no non ci vedo, e lo metto al centro della palpebra per dare un tocco di luce con una punta anche di marzapane. Guarda, facciamo un mix, sono cose che provo al momento, quindi non ho certezza di quello che andrò a fare, non ci penso. Il trucco è una cosa che va fatta istantaneamente, come ci viene, è arte e quindi va fatta così, come un buon pittore. Anche noi lavoriamo su di noi improvvisando. Adè, come sono poetico. Adè, ma perché si vede così buio? Oh mamma. Vedrò poi di migliorare con l'editing. Comunque, adesso prendiamo un altro pennello a lingua di gatto, ne ho tantissimi perché trucco, ho più pennelli occhi che viso. E prendiamo di nuovo un po' di questi due e questo, e andiamo a continuare a riempire, diciamo, l'angolo esterno e l'angolo interno della nostra palpebra mobile, perché volevo fare proprio un effetto particolare. Se noi ne oscuriamo un... Ok, dicevo, non è che mi interrompessero, che facendo questa cosa qua, poi prendo questo colore qua, che è champagne, con un pennellino, e lo metto in arcata sopraccigliare, sotto, è tipo rosato, ma non ci sta malissimo. Ok, qua sotto una cosa molto molto leggera. Adesso io ho il mio fighissimo specchio. Andiamo a vedere se ora con questa luce che ho messo si vede un po' meglio. Andiamo a... Dov'è? Sempre col pennello angolato prendo un po' di Tribal Fuge, che è questo marrone scuro. Qua. Della chocolate. E vado a... È molto più opaco. E vado a scurire un pochino qua la mia mezzaluna, in modo tale da fare proprio quello stacco che desideravo, e continuo a schiarire la parte centrale. Poi un effetto che a me piace tantissimo, quello di schiarire qui e scurire in fondo, è proprio quello tocco beum, proprio che ci piace. Ok, adesso, così mi rendo conto di essere orrenda. Adesso cerchiamo le liner. Oggi proviamo, facciamo le Pink di NYX. Mio amato è Pink, la sua punta fissima. E facciamo le liner. Io non esco mai di casa senza eyeliner. Allora, ok, una linea, se si può, più sottile possibile, ma tanto adesso mi è venuta di qua, non mi verrà di qua sicuramente. Purtroppo le luci che ho io sono quello che sono, quindi devo spostarmi di continuo. Ora io, voi vedrete, sono accecata da flash, quindi non vedo cosa sto facendo. Ora lo rispostiamo di qua e lo fermiamo magari. Ok, più o meno cerchiamo di fare una cosa. E dove ho messo il tappo? Oggi non è giornata. Più
Prendiamo. Ieri vi siete detto Better Than Sex, oggi riutilizziamo The Real di Benefit, il mio mini site meraviglioso che mi fa delle ciglia fantastiche. E appunto no, io non metto il mascara nelle ciglia inferiori, è una cosa che non mi piace. Vedo che tanti di voi lo fanno, ma io non mi ci trovo particolarmente. Adesso poi con una salvietta mi devo togliere tutto questo brillantino addosso, sono piena di brillantini. Ok, mascara messa, vedete l'effetto che fa, è fantastico. E adesso cercavo una salvietta che non trovo, quindi provvederò con un Kleenex dell'acqua micellare, che non trovo neanche lei. Eccola qua, mia boccetta, l'acqua micellare. Mi levo tutto sto brillantume che ho addosso sul viso, perché devo andare a stendere le fondotinta. Con gli occhi non abbiamo finito, ma devo prima fare il contorno occhi per l'appunto, e col fondotinta e col correttore. Ma credo che userò soltanto il fondotinta. Oh, brillantini in ogni dove, o ben ogni dove. Ok, questo che trovate di me non è molto molto parlato, se non di make up. Per la guardate che naso rosso, se non di make up. Quindi adesso prendiamo il mio fantastico amorevole C4 di Face & Body di MAC, il mio pennello lingua di gatto anch'esso da lavare, e quando lo laverò penso che perderò più tempo, perché è veramente sporco. Cioè, è fondotinta per carità, non è che, però andrebbero anche lavati i pennelli. Bisognerebbe anche vedere, più che altro, poi dicevo appunto, avete da consigliarmi un buon set di pennelli che non costi l'ira di Dio? Cioè una cosa decente, anche su Amazon, non su eBay perché non mi piace. Anche su Amazon, un buon set di pennelli che possa sostituire questo. Questo era un set completo, più delle cose che ci ho aggiunto io, dei pennelli degli occhi, per gli occhi, perché io sono per l'appunto fissata. E un buon set di pennelli che possa farmi da sostituto quando l'altro è sporco. Almeno li metto da lavare, li lavo, si asciugano, invece ora non li lavo proprio perché non ne ho altri. E ovviamente truccandomi tutti i giorni, devo averli pronti, dovrei truccarmi, lavarli e lasciarli asciugare, poi li riuso la mattina seguente. E poi durante il giorno rimango ovviamente truccata così, però dovrei fare questo lavoro. Però ho paura che tante volte non si asciugano. Ad esempio ce n'è uno di Kiko che non si asciuga mai, perché veramente ha tante tante setole, ed è quello per il contouring, ha veramente tante setole, quindi non si asciuga mai. Però poi mi serve, quindi non so se avete dei pennelli validi, fatemelo sapere. E spero abbiate visto i profili delle mie amiche. E parliamo di una cosa, delle nuove uscite che ci saranno da NYX. Delle le nuove uscite sono nuove tinte, che però saranno solo online, purtroppo. Intanto prendo la cipa di MAC, che saranno soltanto online purtroppo, ma sono delle tinte veramente veramente molto molto belle, di pochi colori però veramente molto molto belle. Mi sembra che si chiamano Louvre o qualcosa. E non so se qualcuno di voi ha anche già provato quelle che invece sono già in store, che sono quelle con che si schiaccia per far uscire il prodotto dal boccetto in fondo, si schiaccia e si fa uscire il prodotto. Le avete già provate? No, sì. Con la mia amica sì, ho già provate, mi ha detto che a lei non durano sempre i regoldi. Si chiama come me, si chiama Irene. Però su YouTube si chiama i regoldi. E mi ha detto che non le dura tanto, cioè a meno che tu non decidi di non mangiare per tutto il giorno, non ti dura. Se invece tu mangi, non ti dura. Quindi se l'avete provate, avete opinioni differenti, ok. Quelle di NYX, quelle lì, vorrei tanto provare Honey, quel cosino per il viso che dicono che faccia tipo miracoli. E quelle tinte di NYX veramente sono molto molto carine, mi ispirano un botto. Però ho letto che usciranno soltanto online dal 26 di settembre, quindi che è martedì prossimo. E questa cosa che escono soltanto online mi disturba un po', cioè,
Intanto prendo un blush di MAC, questo è Prism, che è un blush molto scuro. Cioè, non so se potete vedere, è molto scuro. Però oggi è una giornata, e oggi è il primo giorno d'autunno, quindi bisogna iniziare a deprimersi. E lo metto leggermente sulle guance. Mi sono resa conto di una cosa, che ogni volta che faccio i video per YouTube, per voi, io non metto mai lo spray fissante. E soprattutto mi sono resa conto che su YouTube io non faccio mai video recensioni. Cioè, col vecchio canale le facevo, ora si vede che... Non lo so, perché mi piacciono un po' di più, posso far vedere come mi trucco. Tanto prendo l'illuminante di Becca, neanche a dire qual è, se si capisca. È veramente fenomenale. Con questo pennello a ventaglio. Ok, lo mettiamo anche un po'. Qui è un pochino... Sul dorso del naso, mamma mia, i pennelli nel naso con lo zero raffreddore per fantastici. Vedete le polvere? Guardate che va. Adesso con una velina togliamo questo qua, Lip Injection di Too Faced, che serve appunto per gonfiare un pochino le labbra, perlomeno istantaneamente. Però le idrata veramente un sacco, anche perché io ci lavoro tanto, nel senso, non fate battute, nel senso che con i rossetti ci lavoro tanto, nel senso che li provo, li metto, li metto, li levo, quindi uno stress non indifferente alla bocca, e quindi è giusto secondo me quello lì, è un buon idratante. Per farvi vedere, questa tinta di Sephora applicata della 35, è veramente bella. Allora, all'applicazione è molto molto liquida, veramente liquida, quindi bisogna lavorarla bene, perché altrimenti finisce tutta qua. Però una volta asciutta è veramente figa, veramente veramente bella. Adesso negli occhi, sotto gli occhi mettiamo, vabbè, la mia matita nera e una, allora andiamo, dov'è? Di Kiko, penso non la produca nemmeno più. Ok, questa è una bella quella di Essence, come la conoscete, se la conoscete, e questa qua di Kiko, che è Glamour Size Pencil 401, che è di questo colore qua, e la vado a mettere sotto proprio nella rima inferiore ed esterna soprattutto. Così, per riprendere un po' il colore degli occhi. E poi la matita nera. E un'altra cosa con cui io non esco senza è la matita nera sotto, perché matite bianche a me fanno proprio effetto, un effetto orrendo, tipo come se mi avessero picchiato, cioè sembro tipo un cadavere, quindi non le metto mai. E metto solo la matita nera. Cioè, ho tante matite colorate, piuttosto le sovrappongo, le metto sotto, eccetera. Però ora sempre da qua prendiamo, dalla chocolate, prendiamo crème brûlée e andiamo a fissare quella matita e dare un tocco di luce nell'angolo interno dell'occhio. Così. Vedete? Quindi direi che il trucco è concluso. Mi sciolgo i capelli, che meglio, i capelli biondi che tra un po' diventeranno neri, perché mi sa che tra un mesetto mi faccio nera di nuovo. Questo è il trucco finale da vicino, non sono meravigliosa. Questa è la tinta, che è veramente, sai che ho un po' sbavato qua, ora è giusto. Questo è il trucco occhi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Seguite la mia pagina Instagram e un bacio, alla prossima. Ciao!